Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare il bruco. Iniziamo dal corpo, facciamo sempre con la pasta del pane. Se vogliamo fare una cosa più sfiziosa e commestibile per i nostri bambini, possiamo farli pure di pasta frolla. Comunque, per il nostro bruco facciamo tante piccole palline, così, vedete, e iniziamo ad assemblarle direttamente sulla nostra teglia, fino a quando la lunghezza ci piacerà. Vedete, anche solo appoggiate, comunque sapete già che in forno poi si attaccheranno loro con la cottura. Facciamo così. Siamo quasi, gli diamo anche un po' di movimento, così sembra un bruco strisciante. Così. Ecco, l'importante è non farlo lievitare prima di metterlo in forno, così ci resterà della forma che gli abbiamo dato. Ecco, dato che è un prodotto non lievitato, è meglio non mangiarlo. Invece con la pasta frolla sarebbe proprio... sia commestibile, è bello da vedersi. Facciamo ancora giusto una pallina così e ne facciamo una leggermente più grossa rispetto al corpo e sarà la nostra testa. Così. Ecco la nostra testa, facciamo gli occhi. Sempre due piccole palline e li attacchiamo davanti così e facciamo anche le nostre antennine facendo roteare sotto le nostre dita i pezzettini di pasta del pane o pasta frolla che sia, poi ce le attacchiamo così e durante la cottura loro resteranno belle e in piedi. Spennelliamo il nostro bruco con l'uovo sbattuto così e andiamo ad infornare, temperatura alta, un 5-6 minuti e il nostro bruco sarà pronto. Ci vediamo a fine cottura. Antennina. Ed ecco il bruco con la pasta di pane finito, vedete com'è carino? Questo per i bambini è proprio l'ideale, così uno li invoglia a mangiare. Ecco, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.